Ciao da Avsim, prosegue la querelle d'alpino Steven Zhang. Eh sì, perché a parte il fatto che Zhang, presidente dell'Inter, non ha assolutamente abbassato i toni e non ha assolutamente fatto marcia indietro, anzi ha detto, come ben sapete, le mie parole contro d'alpino sono state fin troppo leggere, ma poi ovviamente deve esserci anche una reazione a tutto questo. Bene, sappiamo che Zhang è già oggetto di indagine nell'ambito della giustizia sportiva, potrebbe essere deferito, di conseguenza potrebbe essere giudicato colpevole e quindi sanzionato nell'ambito della giustizia sportiva, ma trapela la notizia che Dalpino, Paolo Dalpino, presidente della Lega Serie A, sta provando a far causa a Zhang, cioè è intenzionato e si è rivolto ai suoi legali per ottenere poi un risarcimento, per andare a chiedere un risarcimento. Risarcimento che potrebbe essere anche multimilionario. Ora, il giornalista Bargigia, se io lo nomino in relazione all'Inter, gli interisti secondo me veramente attaccheranno me probabilmente, perché so che c'è stato un grosso battibecco tra Bargigia e gli interisti, in cui non voglio entrare perché me lo sono letteralmente perso. Ho saputo soltanto che c'è stato qualche tweet, ecco, un po' forte, ma Bargigia ne ha fatti anche in passato di tweet abbastanza forti, quindi va preso un po' così. Dopodiché però ha rivelato sempre su Twitter che secondo le sue fonti sono dai 30 ai 50 milioni i soldi chiesti, la pretesa risarcitoria che sarà chiesta effettivamente da Dalpino nei confronti di Steven Zhang, anche perché Dalpino ha le sue attività imprenditoriali, è amministratore delegato all'estero, proprio in Inghilterra, proprio a Londra, di una società che è quotata, o meglio una società che è quotata nella borsa di Londra, e quindi se da Londra Zhang, anche in inglese, in un contesto internazionale, conferma i suoi insulti e le sue critiche, i suoi attacchi a Dalpino, Dalpino ovviamente ne risente a livello personale, e sarebbe addirittura venuto fuori un calo in borsa. Ovviamente il calo in borsa di questi tempi di certo non puoi attribuirlo a un tizio che parla, a prescindere, ma uscendo da questo discorso, la pretesa economica potrebbe essere veramente, veramente importante. Ora, 30-50 milioni sono sicuramente tantissimi, forse per Suning e di conseguenza Zhang sono pochi, o comunque non sono questa cifra esorbitante. Non dovrebbe risarcirli l'Inter, ma personalmente Steven Zhang, e quindi è una cosa che a livello di società Inter e di interisti si può star tranquilli. Chi ovviamente è interista, a me come juventino neanche interessa se l'Inter vada a perdere, andrà a perdere determinati soldi, perché non è di quello che mi interessa ovviamente la sfida Juventus-Inter sul campo, alla quale manca ormai pochissimo. Però perché voglio tornare su questo argomento? Perché ribadisco, Steven Zhang è stato incensato, è stato osannato, cioè ci sono stati dei salti mortali, carpiati, delle capriole, delle arrampicate sugli specchi veramente contorte, un contorsionismo generale da parte di gran parte del giornalismo, scusate la ripetizione, per andare a interpretare le parole di Zhang, per andare a difendere Steven Zhang. Cosa voleva dire Steven Zhang? Attenzione, perché ha detto pagliaccio, però in realtà voleva solo dire che Dalpino ha il naso grosso e che solitamente è arrossato. Quindi in realtà non è che gli ha dato proprio... cioè, adesso sto scherzando naturalmente, non è stato scritto questo, ma il tenore delle capriole che si sono registrate è tale da far pensare quasi che volessero andare ad interpretare, ma a giustificare in maniera veramente difforme dalla realtà, parole che sono state chiare. Cioè Zhang ha scritto in inglese su Instagram parole chiarissime, inequivocabili, le ha anche confermate dicendo sono andato pure leggero. Perché sono andato leggero? Perché ha detto bisogna innanzitutto tutelare la salute pubblica. Era una pagliacciata, sintetizzo, non ho usato esattamente queste parole. Era una cosa anche moralmente insostenibile spostare la partita di sole 24 ore, perché bisognava tutelare la salute pubblica. Il nostro interesse era quello. Bene, lo sappiamo che l'interesse era tutelare la salute pubblica, ma Agnelli, il fatto che la salute pubblica fosse al primo posto, l'aveva detto il 24 febbraio, quando Juventus-Inter si doveva giocare regolarmente. Però c'era l'ipotesi che si sarebbe giocata a porte chiuse, ed infatti poi è venuto fuori, si gioca a porte chiuse. Stesso il 24 febbraio, con però una voce che non era ancora ufficiale, perché l'ufficializzazione, lo ricordate, era il 27. Il 27 sera Juventus-Inter a porte chiuse, il 29 mattina Juventus-Inter rinviata. Ora, vi è giunta voce che anche una partita del Paris Saint-Germain in Ligue 1 è stata rinviata, data da destinarsi a 24 ore dal calcio d'inizio? Vi è giunta voce che Juventus-Milan, semifinale di Coppa Italia, idem, è stata rinviata a 24 ore, anzi meno, dal calcio d'inizio? Praticamente la sera prima, con Sarri che aveva già fatto la conferenza stampa, e il Milan che
che era già a Torino e le squadre che avevano già fatto allenamento. Vi è giunta voce che anche Napoli-Inter di Coppa Italia è stata rinviata a 36 ore circa dal calcio inizio. Quindi, come vedete, capitano queste cose. Capitano in Serie A, capitano in Coppa Italia e capitano anche all'estero per l'emergenza sanitaria. Quindi non era di per sé una cosa assurda andare a rinviare la partita a 24 ore. Potevano esserci anche delle ragioni, magari proprio di salute pubblica. Ma soprattutto, ripeto, ci sono parole di Agnelli sull'Atalanta che a distanza di due giorni, anche persone intelligenti, anche persone colte, anche persone esperte di calcio non hanno minimamente capito, e se le hanno capite le hanno travisate volutamente, il che è peggio. E sono parole che non sono offensive, perché Agnelli non ha offeso l'Atalanta assolutamente. Lui ha detto è giusto, punto interrogativo, risposta non ho la risposta. Mentre le parole di Zhang vengono interpretate, vengono addolcite, è tutto bello, è tutto meraviglioso, in realtà è Dalpino che ha offeso Zhang. Ora, io voglio anche ribadire una cosa, non è che io sto dalla parte di Dalpino, non è che gli juventini sono dalla parte di Dalpino. Dalpino l'ha messo là Lotito, perché Lotito a febbraio ha rivendicato di averlo messo là. Non a caso la Juventus su Dalpino non ha detto neanche una parola. Sapete quali sono le due società che hanno difeso Dalpino, si sono schierate con Dalpino? Roma e Napoli. Ora, se mi venite a dire che Roma e Napoli fanno parte della cricca del sistema mafioso Agnelli, ovviamente non esiste un sistema mafioso, ma ci sono anti-juventini che usano questa terminologia orribile, vi mando praticamente a fare ripetizioni neanche alla scuola elementare, ma all'asilo, cioè cose che non si possono veramente sentire. Si sa benissimo che Roma e Juve, e Napoli e Juve, ma anche Roma e Napoli, non è che hanno questi ottimi rapporti. Forse Roma-Juve un pochino, perché poi quest'estate sarà anche detto la Roma è il lazzaretto della Juve, tutti i giocatori, mezzi finiti, mezzi infortunati della Juve, se li prende la Roma così gli fa fare la plusvalenza. Si era detto per Higuain è andato alla Roma? No. Poi si era detto addirittura la Juve blocca il trasferimento di Dzeko all'Inter, cose che poi non si sono verificate, e gente che ha vomitato idiozia senza mai chiedere scusa. Ma va bene così. Perché la Roma? Perché Fienga, che sarà confermato anche con la proprietà Fredkin, amministratore delegato, ha detto ma non è che soltanto l'Inter pensa alla salute pubblica, non è che la salute pubblica è una prerogativa dell'Inter, è il copyright dell'Inter, cioè solo l'Inter ci pensa, ci pensiamo tutti. Però d'altra parte, ha detto Fienga, Roma, mi è sembrato assolutamente incomprensibile l'atteggiamento dell'Inter, perché un giorno dici che vuoi giocare a porte chiuse, il giorno dopo dici a porte aperte si deve recuperare prima la partita contro la Sampdoria. E in tutto questo, ha detto Fienga, noi addetti ai lavori, che siamo stati in silenzio, abbiamo cercato di trovare unità di intenti e di eliminare le polemiche, e questi qui hanno fatto polemica per giorni. Ma vi ricordate quando Marotta parlava ogni 5 minuti? Adesso è sparito ogni 5 minuti. Tuona Marotta, la risposta di Marotta, Marotta parla, Marotta risponde a se stesso, che ha parlato la mattina, la sera, in tutte le trasmissioni. Cioè Marotta ha rilasciato più interviste in una settimana che in tutto il resto della sua vita, e stava sempre davanti ai microfoni anche alla Juve. Una roba pazzesca. Ha ragione Fienga, certo che ha ragione. Il Napoli ha invece fatto trapelare più che altro un sostegno a Dalpino più di natura politica, cioè più che parlare dell'Inter e di Zhang, ha difeso Dalpino per quelle che sono state le scelte, ma anche la Lega Serie A giustamente ha rilasciato un comunicato in risposta a tutte queste feroci polemiche. Un comunicato però istituzionale molto freddo, nel quale ha rimarcato come, dal loro punto di vista, poi io non so se è vero, ripeto, non sto dalla parte di Dalpino, non sto dalla parte della Lega Serie A, perché anche secondo me hanno sbagliato, anche secondo me non puoi decidere a porte chiuse e due giorni dopo, anzi un giorno e mezzo dopo, decidi che si rinvia. Bisognava giocare a porte chiuse, e adesso lo possiamo dire serenamente perché si giocherà a porte chiuse, bisognava giocare a porte chiuse con decisione, diciamo, preliminare, sempre, tutte, praticamente tutte le partite che bisognava andare a fare, quindi deciderlo prima. Ma tolto questo, ecco, il Napoli cosa ha detto? Semplicemente siamo dalla parte di Dalpino, e la Lega Serie A, stavo perdendo il filo del discorso, ha scritto un comunicato, ha rimarcato come hanno sempre seguito le indicazioni, del governo, si sono attenuti alle disposizioni delle istituzioni per il bene di tutti, per la salute pubblica, rispettando soltanto quella che deve essere che deve essere la regolarità dei campionati, il campionato, quindi premurandosi soltanto di questo.
andando poi a porre in essere tutte le iniziative possibili per anche sensibilizzare il mondo dello sport, perché poi la Lega Serie A deve fare anche da guida per quelle che sono le misure di prevenzione da applicare anche da parte dei singoli club, da parte delle singole squadre. Quindi questa battaglia finirà in tribunale, è già finita, sta già finendo in tribunale sportivo ma anche ordinario, però come vedete non c'è soltanto la contrapposizione ipotetica Juventus-Inter, ma c'è anche chi in maniera assolutamente libera, con un po' di sale in zucca, ragiona e dice: io non sono d'accordo, e fa sapere fa constare il suo dissenso, il proprio dissenso. D'altra parte, non è che, ripeto, a me non fa piacere che Dalpino faccia causa a Zhang, non mi cambia assolutamente nulla. Certo, la cosa mi incuriosisce, mi fa sorridere, perché potrebbe veramente essere una battaglia legale importante. Però che cosa volete dire? Cioè, pensate, ecco, chiudendo il discorso, può avere ragione Zhang mille volte sul contenuto, non sono d'accordo, ma può avere ragione mille volte, pur ammesso che abbia ragione mille volte, 10.000 volte, stiamo comunque parlando di uno che da presidente è andato a insultare un altro presidente che però, a differenza sua, è presidente di un'istituzione. E quindi è chiaro che poi si becca la richiesta risarcitoria. Non so se sarà fondata, certamente non devo deciderlo io, se 30, 50 milioni, 3 milioni, 3.000 euro, non lo so. Lo deciderà chi lo dovrà decidere eventualmente. Non sono questioni che ci competono, non possiamo neanche esprimere un giudizio sul fatto che sia una cifra esorbitante o meno. Semplicemente chi fa una cosa poi le deve accettare le reazioni e le controindicazioni. Quindi non c'è da scandalizzarsi adesso se Dalpino fa causa a Zhang, né da andare a pensare che da questo momento la Lega Serie A può essere contro l'Inter, perché Dalpino è una figura momentanea, la Lega Serie A resta anche senza di lui, in questo momento lui è presidente, ma ovviamente qualunque abuso dovesse fare sarebbe punibile, indipendentemente dal fatto di essere presidente della Lega Serie A e indipendentemente dalla querela con Zhang. Ma d'altra parte, ripeto, le colpe sono di Zhang, perché se Zhang non avesse dato del pagliaccio a Dalpino, non penso che Dalpino si sarebbe permesso di chiedere, di fare una richiesta risarcitoria. Questo è quanto sulla situazione, spero che non ci saranno nuove puntate, cioè basta, non ne possiamo più di queste storie, cerchiamo di recuperare il calcio giocato, non vedo l'ora, speriamo che stiano tutti bene, che stiate tutti bene, ve lo auguro di cuore, non vi mando un abbraccio perché dobbiamo stare a un metro di distanza, ma un abbraccio virtuale sì. Fatemi sapere come la pensate nei commenti, vi ringrazio in ogni caso per la vostra attenzione, mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!